Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale di Mystery Player. Siamo qui con la terza parte. Siamo arrivati qua dove incontreremo per la prima volta il mercante. Ci deve dare una mano, ragazzi, perché con lo scenario di prima diciamo che siamo rimasti un po' al verde. Verde nel senso, parlando di munizioni, abbiamo poche munizie. Siamo rimaste veramente quasi senza, e qui questa parte sarà veramente molto dura. Adesso vediamo se ci può dare una mano. Andiamo a vedere cosa ha per noi. Tra l'altro dobbiamo comprare anche la mappa dei tesori per trovare l'ultimo medaglione. Eccoci qua. Straniero notato che dei medaglioni mi spazio nel villaggio. Non avevo quando ero più di 10. Ho più un'arma speciale, va bene. Allora ragazzi, come prima cosa andiamo a vendere tutta la roba che abbiamo in eccesso. Ciondolo di perla, lo vendiamo. Questo boccale, ragazzi, bisogna mettere altre due pietre, e, anzi gemme, e le troveremo più avanti, quindi andiamo avanti. Lista compra, allora valigetta media, credo che al momento abbiamo la valigetta quasi vuota. Anzi no, invece no, è piena ragazzi, però abbiamo poche munizioni. Allora, facciamo così, carichiamo così, troviamo un altro piccolo spazio per qualcosa. Vediamo cosa possiamo fare ragazzi, io per adesso comprerei solo mappa del villaggio e poi per il resto farei così, ottimizzerei. Anche se la pistola non la ottimizzerei, però perché dovremmo prendere l'altra. Io inizierei solo la capienza, così abbiamo 13 di capienza, poi per il resto non spenderei niente. Mi terrei questi 10.000. Ragazzi, andiamo avanti che qui il pezzo è duro. È tosto. Non abbiamo munizioni ragazzi, non abbiamo munizioni, questo è il primo. Corri, corri, bravo, facciamo così, iniziamo a risparmiare i primi colpi. Quattro coltellate, non vogliamo morire. E ci deve servire, è vero che ci servono i pesetas, però fino a un certo punto. Questo ci vuole buttare la mia vita, ce l'ha pure buttata. Allora questo va a terra. Ce l'ho le munizioni, ma le sto sprecando. Questi sono tosti, anzi, questi sono lì a morire. L'ultimo colpo e poi non ho niente più. Anzi, mi sa che qua dobbiamo fuggire. Tre colpi qui ragazzi, dobbiamo veramente correre. Perché qua paura che mi buttano la dinamite da sopra. Infatti ragazzi, l'ho detto ed è successo, incredibile. Io qua prenderei due di questi, qua mi fanno saltare una testa, ancora un'altra dinamite, ucciso il compagno. Però qua secondo me ragazzi non stiamo bene. Dobbiamo correre, ecco appunto. Questo lo vediamo davanti. Ragazzi, ci ha colpito di nuovo, incredibile. Per fortuna che non l'abbiamo buttato giù. Allora, questo non va bene. Questo raga, lo dobbiamo uccidere perché altrimenti veramente la vediamo tutta. Questi due li buttiamo a terra. Abbiamo gli ultimi tre colpi, ragazzi. Qui è tutta una questione di sopravvivenza adesso. Ah, bellissimo, è giustamente da dietro. Ragazzi, la situazione si fa veramente dura, eh. Allora io dovrei, allora facciamo così, questa ci può solo che aiutare. Facciamo così, 5 colpi del cecchino. Sostanzialmente non abbiamo
dimenticato di venderle, infatti ne ho altri due, cioè altri. Non ci faccio niente. Ragazzi, andiamo indietro, giriamo così, ci buttiamo da qua, scendiamo. Andiamo a prendere l'altra parte del medaglione. Ricordo che in questa casa ci dovrebbe essere qualcosa, ma ci sono. Faccio così che magari cerchiamo di uccidere più persone insieme. Qua sopra ce n'è uno, infatti. Facciamo pure così. Ragazzi, stanno tutti dietro di noi. Se poi butto giù, così abbiamo un po' di tempo per noi. Ragazzi, c'è solo una cosa da fare, dobbiamo scendere, però non di qua. Magari qua si stanno anche attrezzando per venire da me. Sono tutti qua. Ecco, cosa arriva. Ragazzi, devo entrare qua dentro. Assolutamente. Devo prendere questi colpi. Ragazzi, è dura questo gioco, veramente mi mette a dura prova. So che potrei morire, ragazzi, e infatti, mamma mia, ragazzi, si gioca veramente tosto. Si va a fare così, togliere questi due davanti, non ho colpi. Ragazzi, lo so che me ne dovrei andare, ma voglio recuperare qualche colpo. Lo so che uccidendoli magari ne riprenderei degli altri, però in questo momento non credo sia giusto farlo, perché ne ho troppi dietro e poche munizioni, ragazzi, poche munizioni, non ho quasi niente. Ricordo che qua sopra ce n'è uno, ma c'è, ecco, c'è la dinamite, magari si uccide da solo. Come sta salendo, ragazzi? Come sta salendo? Mamma mia, ragazzi, questi 5 colpi e sono morti. Spero che sono morti. Mi hanno dato qualcosa. Sì, mi hanno dato qualcosa, una poca roba. Ragazzi, andiamo via. Ragazzi, andiamo via, perché qua il pezzo è veramente duro, eh. Non me lo ricordavo così difficile, però per fortuna ci siamo riusciti. Abbiamo recuperato qualcosina, ma niente di che. Speriamo che ci sia un'area per infocillarci un po', per mettere qualche... qua pure, ragazzi, è tosto qua dentro. Ragazzi, pure è tosto. Ragazzi, qua pure è tosto. Giustamente mi mettono anche i bauli senza niente dentro, che a noi quelli se... tra un po' gli lanciamo i pesetas appresso agli zombie. Lo ricordavo, ragazzi, è tosto, tosto. Tosto veramente. Qua questo baule è stato messo per farci vedere là la maschera che andiamo a prendere dopo. Tutto a terra. Per fare prima, per prendere gli altri. Mannaggia. Non è possibile. Vabbè, è arrivato il momento di usare la doppietta, perché qua sono tre tutti vicini, mi ricordo di usare la doppietta. In questi casi mi la sta dando pure solo colpi della doppietta, quindi è anche giusto usarla, perché della pistola, ve l'ho detto, ragazzi, per il momento non ci conviene usare la pistola, in quanto noi prendendo tutti i medaglioni, questo è il terzo che incontro, prendendo i medaglioni prendiamo una pistola un po' più migliore rispetto a questa. Adesso aspetto che rimaniano le dinamiti per farli saltare tutti. Questo è un trucchetto, ragazzi. Adesso ne verrà uno dalla dentro. Non vorrei sprecare questo colpo perché mi serve, ce lo vorrei usare. Ecco, appunto, non lo posso più usare, ragazzi, perché ecco, appunto, non posso. Questo si è fatto fuori. Qua i miei colpi, ma mi mancano i miei per prendere le due tasse. Lo spinello, questo sta entrando, qua ci sono due volte. Faccio un giro perché non è morto. Ce ne sta
un altro dall'altra parte, sicuro proprio. Pure veneno. Ragazzi, tra un po', l'ho detto, mangiamo i paesi adesso. Ci vuole strato? La Mario estremi di me. Ragazzi, non so come ce l'abbiamo fatto. Prendo qua, passiamo da quest'altra parte e prendiamo la maschera con cavità. Andiamo all'erbetta che ne abbiamo usate molte. Qua giù ragazzi c'è una farm di... una farm di carpe americane dove noi potremmo usarle per riprendere l'energia, però io direi di non sprecare tutti questi colpi per questa fa, magari ne sprecherei uno per prendere questa qua un po' più grande e ce la portiamo appresso e non la possiamo usare. Ah, la possiamo usare, possiamo questo qua, ce ne portiamo una sola appresso perché purtroppo non voglio sprecare colpi. Ma qui se avevamo preso la valigetta media potevamo prendere 3-4 carpe dove ci potevano servire per la vita, però diciamo che per adesso va bene così. Due proiettili, faccio saltare quello, prendo questo, no, sto sbagliando, mi ricordavo di un tesoro, di un altro orologio da tasca, ma non era qui, andiamo avanti. Sì, allora, così, no, ho sbagliato ragazzi, se non mi sbaglio, eccoci qua, devo semplicemente premere questo, allora, prendiamo questo, il comandante, ragazzi, qui logicamente come vi ho sempre detto stacco, apro un altro pesetas, qui ci dovrebbe essere la cazzina, qui andiamo un po'. Bene, same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Ragazzi, il capoccia ci ha avvisato. Ragazzi, abbiamo finito il capitolo 1 di 3, non ci resta che salutarci e ci vediamo alla prossima parte, ragazzi.